dire, sentono tutti i melitesi. Noi abbiamo focalizzato la nostra attenzione prima nel nuovo centro, perché comunque c'era da riammodernarlo, da migliorarlo. E soprattutto perché, non trascurando il vecchio centro, perché noi abbiamo presentato già da oltre 15 anni diversi progetti di recupero. Recuperare il vecchio centro però, quindi le emergenze storiche, la chiesa di Sant'Egidio e il castello, richiede un bel po' di fondi. E soprattutto l'obiettivo è quello di coinvolgere anche i privati, perché recuperare il vecchio centro e pensare di, come dire, lasciarlo lì così, diventa, dopo 2 anni avremo di nuovo tantissimi problemi. Noi abbiamo partecipato con la mia consigliatura, abbiamo aderito ai borghi abbandonati, che si chiamavano prima, adesso si chiamano borghi della memoria, una rete di comuni con Centola, comune capofila, e abbiamo presentato diversi progetti, quindi abbiamo presentato prima un progetto preliminare e abbiamo presentato dei progetti, delle proposte progettuali ogni singolo comune. Speriamo di poter intercettare dei finanziamenti europei, perché soltanto mettendo in rete i comuni che hanno subito gravi danni al terremoto e hanno subito lo spostamento, come nel caso di, ripeto, di Centola, Aquilonia, Sant'Angelo, quindi ci sono 14 comuni che fanno parte di questa rete, e speriamo quindi di poter intercettare dei finanziamenti. Il mio obiettivo sinceramente è quello di subito dopo le elezioni di prendere un'iniziativa forte con i comuni che sono interessati dall'infrastruttura dell'alta capacità, la tratta Apice-Irpinia. Sono i comuni di Apice, Melito, Grotta Minarda ed Ariano Irpino. Perché? Perché quando si realizza un'opera come questa, la realizzazione di un'opera come questa determina comunque un impatto ambientale forte nella nostra comunità e nei comuni interessati, e la legge, quando ci sono problemi appunto di tipo ambientale e di disagio nella vivibilità del nostro territorio, perché così sarà, prevede degli oneri di compensazione ambientale, di ristoro ambientale nell'ordine del 2%, questo per legge. La Regione Campania, già per due tratti già realizzati, o meglio in corso di realizzazione, già appaltate, la Napoli-Cancello e la Cancello-Frasso-Telesino, ha aggiunto 50 milioni di euro ulteriori come oneri di compensazione ambientale per quelle comunità. Se la stessa cosa dovesse accadere anche nel nostro caso, significa che 5 comuni dovrebbero avere, in termini di ristoro ambientale, qualcosa come si dovrebbero dividere 70 milioni di euro, ovviamente in funzione di quello che è l'interessamento di questa infrastruttura sul territorio. Noi siamo attraversati per 5,5 km con 2 viadotti, tutto in galleria, quindi ci sarà un impatto ambientale forte. E quando sarà il cantiere, sarà a regime, viaggeranno nelle nostre strade, anche le strade rurali, circa 130-140 camion al giorno. Quindi immaginate, quindi una cosa davvero importante dal punto di vista del disagio. Tuttavia la nostra cittadinanza non ha protestato, non abbiamo fatto barricate, perché i vantaggi di questa infrastruttura saranno talmente tanti che è giusto sopportare anche questi disagi. Tuttavia, se la legge ci dà la possibilità di avere un ristoro ambientale, così come è successo per esempio per i comuni interessati dalle discariche, nel periodo delle discariche, beh, noi, se intercettiamo questi finanziamenti, allora potremmo fare veramente realizzare il recupero delle emergenze storiche del vecchio centro, perché ci vogliono qualcosa come 10 milioni di euro, insomma, ci vogliono molto. Sindaco, parliamo un po' della sua lista, la formazione della sua lista. Quali sono stati i criteri che ha adottato nella scelta almeno dei nuovi componenti della sua formazione? Bene, innanzitutto voglio dire che io ho chiesto prima a tutti gli amici che avevano fatto parte della mia lista chi voleva essere confermato e chi invece aveva intenzione di uscire dalla compagine amministrativa. Alcuni amici, lo stesso Gennaro Di Pietro, che è un componente storico, insomma, della nostra lista, ha deciso di farsi da parte, lo stesso ha fatto Domenico Mustone,
E quindi allora abbiamo individuato, io sinceramente mi sono approcciato con diversi amici di Melito, amici e amiche, perché credo che a Melito ci siano le professionalità, le competenze per fare bene, per continuare a fare bene. Io questa volta mi sono candidato perché molti amici me lo hanno chiesto di continuare a farlo, quindi per continuare un po' il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, perché c'è da fare, ci aspettano 5 anni molto importanti, come vi dicevo, insomma, sì, per cercare di cambiare ancora, di migliorare il nostro comune. Però il mio obiettivo in questi 5 anni è soprattutto quello di coinvolgere non solo quindi di spronare non solo i componenti nuovi della lista e quelli che già c'erano, ma di coinvolgere anche altre persone, perché ripeto, ci sono professionalità e competenze importanti, per far sì che la prossima volta si possa creare un gruppo che possa continuare a far bene nel nostro comune, possa prendere le redini in mano di questa amministrazione. Parliamo di continuità anche per quanto riguarda gli obiettivi. Sindaco, c'è un obiettivo che, pur avendolo prefissato 5 anni fa, non è riuscito a portare a termine e che magari vorrebbe portare a termine nel mandato successivo? Certamente. Tutti sanno che abbiamo avuto un grosso problema, c'è un ritardo veramente non più sopportabile per quanto riguarda l'approvazione del PUC. All'indomani, io avevo promesso nella scorsa campagna elettorale di portare a compimento l'iter di approvazione del PUC in tempi rapidissimi. D'altra parte, le motivazioni per cui non si era addivenuta all'approvazione erano sostanzialmente perché mancavano i fondi necessari a redigere le necessarie indagini geognostiche a corredo del PUC per sopraggiunta, perché la normativa lo imponeva. Dopo 2 mesi abbiamo affidato l'incarico per effettuare queste prove geognostiche e nel giro di 7-8 mesi abbiamo avuto i risultati. Tuttavia, nonostante i continui solleciti con il progettista del piano, purtroppo per molto tempo la situazione è rimasta bloccata, tant'è che nel gennaio di quest'anno abbiamo deciso di rescindere consensualmente la convenzione. Abbiamo dato subito con la giunta comunale gli indirizzi al capo ufficio tecnico di individuare un professionista esperto capace di portare a compimento in tempi celeri l'iter di approvazione del PUC. Il professionista individuato è notoriamente la sua capacità e la sua competenza nel settore urbanistico è notoria, è l'architetto Pio Castiello, il quale ci ha assicurato che in tempi celeri porterà a compimento l'approvazione dell'iter del PUC. Pio Castiello, l'architetto, ha collaborato anche alla redazione del PUC, se non sbaglio, del comune di Ariano Irpino. Di Ariano, di molti comuni della provincia di Avellino. Come cambierà, secondo lei, Melito Irpino? Che potenzialità verranno fuori con un nuovo PUC? Sicuramente ci sono grosse potenzialità, tuttavia, perché adesso la norma è anche cambiata, prima c'erano molti vincoli. Oggi mi diceva in un incontro che abbiamo avuto con il progettista che c'è la possibilità, oggi la legge attribuisce al comune la possibilità di poter prevedere zone di espansioni, l'allargamento del PIP, quindi nuovi terreni edificatori. Tuttavia lui ci sollecitava anche a prestare molta attenzione al fatto che spesso i cittadini, anche negli incontri che si fanno, chiedono di individuare sul loro terreno un tipo di attività e poi si rendono conto invece che non riescono a realizzarla. Per cui spesso in molti comuni molti cittadini si sono ritrovati poi a pagare cifre enormi per l'IMU, certo, e quindi hanno dovuto attendere 5 anni per una variante e quindi per far sì che quel terreno invece ritornasse ad avere la destinazione precedente. Come abbiamo detto prima, Melito ha cambiato la sua immagine, almeno urbanisticamente sicuramente, insomma, a livello di viabilità, di zone di intrattenimento anche per bambini, tanto che da fuori paese arrivano anche a Melito per intrattenersi. Ma non crede che Melito abbia bisogno anche di un altro tipo di stimoli affinché si eviti il famoso spopolamento? Certamente.
Noi da questo punto di vista, quindi, come dicevi, abbiamo fatto molto, ma il nostro obiettivo è cercare anche realizzare un ampliamento del PIP e soprattutto di assegnare i suoli, perché ci sono molte aziende alle quali fu assegnato il suolo un po' di anni fa, e siccome non c'erano tutte le urbanizzazioni, l'ultima che manca è quella della linea fognaria, che sarà realizzata a breve con il progetto del grande risanamento dei corpi idrici superficiali che ha seguito Arcadis, c'è stata l'aggiudicazione, da noi dovrebbe realizzarla l'impresa Pragma, che fa parte di quest'ATI, che si è aggiudicato l'appalto. Quindi una volta che è stata completata questa infrastruttura, quindi questa linea fognaria, praticamente ci sono tutte, a quel punto il PIP è completamente urbanizzato. Siccome alcune aziende già hanno manifestato la loro intenzione a restituire il terreno, perché sì, ovviamente sono cambiati i loro programmi e i loro piani finanziari, quindi noi andremo in consiglio comunale, cercheremo di non applicare la penale per queste aziende, ma ci sono già tantissime aziende che hanno intenzione di venire a investire, subentrare. Una domanda che facciamo quasi a tutti, Sindaco, una premessa che è anche una promessa: qual è l'errore che non commetterà mai come sindaco nel prossimo mandato? Ma io, come dire, gli errori sono inevitabili, insomma, siamo dei comuni mortali, quindi una mancanza. Però io quello che non commetterò mai come errore è quello di dire delle cose che non riesco a mantenere. Per alcuni questo viene visto come un limite in politica, cioè quella di a volte di non mentire, di non dire, il dire e non dire. Io sono uno che non riesce a dire una cosa quando non è in grado di poterla mantenere, e quindi io non commetterò mai l'errore di promettere delle cose che non riesco a mantenere. Bene, hai qualche domanda? No, siamo quasi in chiusura, sì. Gli ultimi 5 minuti. Tu conosci meglio di me la situazione di Maria, gioco in casa. Sindaco, lei è un sindaco appunto che è sempre stato vicino anche molto alla scuola, alle associazioni. Quali sono quelle potenzialità che a Melito si potrebbero sfruttare anche a livello sociale, ma che non sono sfruttate? Cosa manca ai ragazzi di Melito, ai giovani di Melito, per poter creare appunto aggregazione sociale, che sia anche una forma di sviluppo, anche solo personale? Ma io credo che forse manchi un luogo, tant'è che me lo hanno anche chiesto un gruppo di giovani, sono venuti una quindicina di giorni fa, vorrebbero rilanciare un po' la Proloco. In passato c'è stato anche la possibilità di creare anche nuove opportunità con un gruppo di giovani. C'è stato anche qualche difficoltà un po' al loro interno, però sembra che adesso, insomma, c'è di nuovo un fermento, per cui io ho promesso loro di parlare con il presidente della Proloco, che è Nino Michiello, per cui se non c'è più da parte sua l'interesse a portare avanti la Proloco, credo che insomma c'è un gruppo di giovani che si è fatto avanti e noi ci siamo impegnati a trovare degli spazi anche per ritrovarsi, per far sì che si possano ritrovare e discutere, perché è importante dare anche un po' le strutture. Noi oggi abbiamo un problema con la scuola, tu sai bene, insomma, sì, abbiamo la scuola media, la scuola elementare, scusami, che non è agibile, quindi abbiamo presentato un progetto, siamo in attesa che ci venga finanziato, e quindi una volta che abbiamo ricostruito anche la scuola, avremo degli spazi necessari a sufficienza da poter dare a tutti questi ragazzi. Sindaco, in chiusura, qual è il suo sogno per Melito? Qual è quell'opera pubblica magari che vorrebbe realizzare a Melito? L'opera pubblica che sinceramente ho intenzione di realizzare è recuperare la struttura dell'asilo nido, sì, che in questo momento è un po' abbandonata. Realizzare a fianco una struttura aggiuntiva e trasformarla in una casa per anziani, perché credo che da noi, anche da questo punto di vista, insomma, potrebbe essere una cosa importante. Noi andiamo come dire, la società è in continua evoluzione, e credo che in futuro, insomma, serviranno strutture di questo tipo, e noi abbiamo, secondo me, l'ambiente adatto per poter
per poter dare anche una struttura confortevole e gli spazi confortevoli per ospitare degli certo, anziani. Perché a Melito abbiamo anche parecchi forse nuclei familiari che sono costituiti semplicemente da persone anziane. Benissimo.